Adesso dobbiamo vedere, quest'ora dobbiamo vedere il tema di Schwarz. Allora, il tema di Schwarz riguarda le funzioni di classe C2. Una funzione di classe C2 è semplicemente una funzione che possiede delle derivate seconde. Ci sono le derivate seconde e le derivate delle derivate prime. F quindi da a valori in R, A è un aperto di Rn. Esistono la derivata seconda di F rispetto a x con x con j fatta in x e la derivata seconda di F è fatta prima rispetto a x con y e poi rispetto a x con x, però un x appartenendo all'intorno di x con 0 e con, siano continue in x con 0, è un punto di A. Quindi sappiamo che ci sono, non so neanche se ci stanno tutte le derivate seconde. Il problema è, quello che mi interessa sapere, ci sono delle derivate seconde che vengono fatte una volta rispetto a x con j, una volta rispetto a x con i, o viceversa. Allora, queste derivate seconde, se esistono e sono continue nel punto, sono uguali. Qual è la tesi? La derivata seconda di F fatta rispetto questa è fatta prima rispetto a x con j o prima rispetto a x con i? Prima rispetto a x con j. Abbiamo detto si parte dal derivata che sta più vicino. Questa è uguale alla derivata seconda fatta con l'ordine di derivazione inverso. Infatti questo si chiama teorema sull'inversione dell'ordine di derivazione. Se due derivate queste si chiamano derivate parziali seconde miste, perché sono state fatte rispetto una volta rispetto a una variabile, una volta rispetto a un'altra variabile. Se scambio l'ordine di derivazione, sotto questa ipotesi la derivata non cambia. Se però non ci metto questa ipotesi, si possono dare degli esempi in cui anche qua, stavolta non vi tedio con troppi esempi, però se le derivate esistono, esistono anche nel punto ma non sono continue, allora effettivamente l'ordine di derivazione può dar luogo a derivate diverse. Ok? Quindi devono esistere entrambe ed essere continue nel punto di scontato. La dimostrazione non è difficile. La dimostrazione la facciamo nel caso n uguale a 2, come in precedenza. Qua addirittura però la generalizzazione è più facile, perché bisogna fare una costruzione che riguarda le sole due variabili che vengono mosse, diciamo, rispetto a quali stiamo facendo le derivate. Nel caso di n uguale a 2 ci sono solo due derivate miste, quella fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y, e quella fatta prima rispetto a y e poi rispetto a x. Allora, prendiamo il nostro aperto A. Prendiamo un punto x con 0, y con 0 e prendiamo un quadrato di, che ha un match in x con 0, y con 0 e diciamo di lato t. Quindi questo è x con 0 più t, y con 0, questo è x con 0 più t, y con 0 più t. Questo è il punto x con 0, y con 0 più t. Quadrato lo prendo partendo da questo vertice in alto a destra, ma non è, potevo prendere pure in basso a sinistra, non è questione. È che diciamo, io so che
la mia, diciamo, le derivate miste della mia funzione esistono e sono esistono nell'intorno del punto, quindi se prendi il quadrato abbastanza piccolo sto nell'intorno di quel punto e sono continue nel punto stesso. Adesso vado a considerare una certa quantità, la chiamo A di T. Questa quantità è il valore della funzione in questi due vertici del quadrato preso con il segno più, in questi altri due vertici del quadrato preso con il segno meno. Quindi prendo f di x con 0 più t, virgola y 0 più t, meno f di x con 0, virgola y 0 più t, meno f di x con 0 più t, virgola y 0, più f di x con 0, virgola y 0. Il tutto lo divido per t quadro. Adesso il tutto sta a cercare di manipolare questa quantità, scriverla in maniera diversa, in due modi diversi. Allora cominciamo con prendere questa differenza qua, no? Allora io posso scrivere, uso questa funzione qui, g di t uguale f di x con 0 più t s meno f di x con 0 s. Allora, notate che il numeratore di A di t non è altro che g di y0 più t. Quando ci metto al posto di s y0 più t ottengo questo pezzo meno questo pezzo, meno g di y0 fratto t quadro. Questo è g di y0 con i segni cambiati, quindi è meno g di y0 fratto t. Ora g è una funzione di una variabile, per quello che abbiamo detto la funzione di una variabile è derivabile. Come si fa per le ipotesi, no? Come si fa la derivata di questa funzione? Scusate, questo è g di s. Facciamo la derivata di questa funzione rispetto a s. Io al posto di s mettevo y0 più t e y0. Facciamo la derivata di questa funzione rispetto a s. Quanto fa? Questa è la somma di due funzioni. Deriviamo rispetto a s. Derivare rispetto a s significa comunque la prima variabile viene tenuta costante, quindi qua ho derivata di f rispetto a y calcolata di x con 0 più t virgola s meno la derivata di f rispetto a y calcolata di x con 0 s. S compare la seconda variabile. Allora io applico il teorema di Lagrange. Questa funzione è derivabile, quindi g di b meno g di a a quanto è uguale? È uguale a la derivata di g, la derivata di g è uguale a g' di xi per b meno a, dove xi è un punto compreso tra y0 e y0 tutti, anzi chiamiamolo xi2. Okay. Allora, una t la semplifico e poi vado semplicemente a scrivere chi è g' di xi. Ma g' di xi quindi cos'è? È derivata di f rispetto a y calcolata nel punto x con 0 più t virgola xi2 meno
la derivata di f rispetto a x è calcolata nel punto x con 0 x2 tutto fratto x2 è un punto opportuno, scelto così, ok? Adesso guardate, chiamiamo h di s la funzione derivata di f rispetto a y calcolata in s x2. Allora questo qui altri non è che h di x con 0 più t meno h di x con 0 fratto t. La funzione h è derivabile? Certo, la funzione h è derivabile. Se io derivo, stavolta la variabile ce l'ho a sinistra, questa è la derivata rispetto a x della derivata di f rispetto a y calcolata dove? Calcolata in s x2, cioè alla fine la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x poi rispetto a x calcolata in s. Ok? Quindi applicando un'altra volta il teorema di Lagrange, questa cosa mi viene uguale, ad h' in un punto x1, dove x1 è un punto compreso tra x con 0 e x con 0 più t. Ma quando vado a sostituire chi è h' di x1, cosa mi viene? Mi viene la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x e poi rispetto a x calcolata nel punto x1. Oh, io cosa so del punto x1 x2? So semplicemente che sta all'interno di questo quadrato x, x1, x2, perché x1 era compreso tra x con 0 e x con 0 più t, x2 era compreso tra y0 e y0 più t. Comando un attimo su, quindi so semplicemente che x derivata seconda di f di y di x calcolata in x. Va bene? Quindi adesso fatemi cancellare un pezzetto. Io ho la mia quantità A di T, quella da cui sono partito, è uguale alla derivata seconda di F fatta prima rispetto a Y e poi rispetto a X in un punto xi del quadrato. Secondo voi potevo fare al contrario? Come non potevo fare al contrario? Se io invece di prendere, allora, se invece di fare così, vabbè, facciamolo perché farlo è più veloce che farlo a giustificare dal punto di vista filosofico. Adesso prendiamo, cambiamo la funzione g. Facciamo la funzione g, facciamo f di s virgola y0 più t meno f di s y0. Oh, vediamo sempre g ed h, però stavolta le derivate cambieranno, eh? Allora, quando faccio g di x con 0 più t meno g di x con 0 fratto t quadro, vedete che se al posto di s ci metto x con 0 più t ottengo il primo e il terzo pezzo, se al posto di s ci metto x con 0 ottengo il secondo e il quarto pezzo,
cambiato i segni, ma c'è il meno davanti, quindi si trova. Quindi vale di nuovo questa uguaglianza. Ma adesso se applico il teorema di Lagrange, questo sarà uguale alla derivata di un punto intermedio fratto t, una t sarà per t fratto t quadro, una t si semplifica, una t rimane sempre. Ma adesso chi è eta 1? Eta 1 è un opportuno punto compreso tra x con 0 e x con 0 più t, perché il teorema di Lagrange quando lo applico non mi dice dove viene, devo prendere la derivata, mi dice solo che la devo prendere in un punto opportuno. E soprattutto, come è fatta la derivata? La derivata di questa funzione rispetto a s, adesso la s ce l'ho a sinistra, questa è df in dx calcolato in s y0 più t meno df in dx calcolato in s y0. Quindi andando a sostituire, qua mi viene df in dx calcolato in eta 1 y0 più t meno df in dx calcolato in eta 1 y0 tutto fratto t. A questa funzione posso applicare una seconda volta il teorema di Lagrange, e cosa otterrò? Otterrò la derivata seconda di f, stavolta fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y, calcolata in eta 1, eta 2, e non la devo più dividere niente perché sarebbe moltiplicato t diviso t che si semplifica, dove eta 2 sarà, come eta 1 era un punto opportuno compreso tra x con 0 e x con 0 più t, questo sarà un punto opportuno compreso tra y0 e y0 più t. Quindi la mia di t, sviluppandola in un certo modo l'ho scritta così, sviluppandola in un altro modo la posso anche scrivere così. Calcolate in un punto eta. I punti eta e xi io non lo so dove stanno di preciso, però so che stanno dentro il qua, stanno entrambi dentro il qua. Adesso facciamo il limite per t che tende a 0 di a di t. Quando t tende a 0, che succede a questo quadrato? Che succede al quadrato? Si riduce appunto x con 0 y0, si avvicina, diciamo, il lato diventa sempre più piccolo, quindi è definitivamente compreso in ogni cerchietto di raggio delta. E quindi che vuol dire? Vuol dire che xi tende a x con 0 y0. Ma quando xi tende a x con 0 e y0, io so che questa derivata è continua. Quindi questa viene la derivata seconda di f fatta prima rispetto a y e poi rispetto a x, dove xi tende a x con 0 e y0, quindi questa derivata mi viene calcolata x con 0 e y0 per la continuità di quella derivata seconda. Ma se applico lo stesso ragionamento a quest'altra espressione, anche eta tende a x con 0 e y0, quindi questa è uguale alla derivata seconda di f sempre calcolata x con 0 y0, ma stavolta fatta prima rispetto a x e poi rispetto a y. Quindi siccome la quantità di t è la stessa, noi abbiamo dimostrato che il limite per t che tende a 0 di a di t esiste. Non solo, ma abbiamo dimostrato che siccome esiste in due scritture diverse ma la quantità è la stessa, quelle due scritture devono avere ovviamente lo stesso limite. Allora, questa aveva limite questa quantità qui, la seconda aveva limite questa quantità qui, quindi queste due quantità devono essere tra di loro uguali, che è esattamente quello che dovevamo dimostrare nel teorema di Schwarz. Allora, Schwarz se ricordo bene non so nulla di tedesco, so qualcosa di altre lingue, come sapete, ma non di tedesco. Se ricordo bene, questo si scrive senza la T. Mentre Schwarz dovrebbe essere quello con la T, significa nero. Ma comunque Schwarz significa nero. Sono varianti. È interessante come parola perché è una parola che
non ce ne stanno quasi due, cioè in italiano si dice nero, in inglese black, in tedesco schwarz, in russo ciorni e in spagnolo non lo so, negro, no vabbè, come in italiano, ma dice la stessa. Ci sono invece altre parole che hanno meno variabilità. Faccio un esempio: vino, wine, vino in russo, in tedesco non lo so, ma penso che sia simile. Invece altre sono diverse, però non così diverse. Per esempio, birra, in inglese beer, in russo però è piva, è diversa, e in spagnolo è come il latino, cerveza, cerveza. Quindi il latino si dice come in spagnolo. L'ultima, no, ci sono dei siti che hanno proprio la mappa dell'Europa a seconda delle queste parole più comuni, no? Una molto carina è latte. Latte, vabbè, questa per noi viene dal greco o dal latino anche, però viene dal greco. Però in tutto il resto d'Europa è predominante la radice tedesca o orientale, perché in inglese milk, in tedesco è milk, però si scrive con la ch, e in russo è malako, moloko. Però se togliete le vocali, malak, la radice è evidente che è la stessa. Da che se ne deduce che in genere le consonanti sono molto più stabili delle vocali. Le vocali cambiano molto spesso da una lingua all'altra, vocali della stessa parola, mentre invece le consonanti sono un pochettino più stabili. Vabbè, allora abbiamo visto il teorema di Schwarz. Corollario del teorema di Schwarz. Innanzitutto, quante sono le, prendo una funzione definita su Rn, quante sono le derivate prime? N, ce n'è una per ogni variabile. Quante sono le derivate seconde? Le derivate seconde quante sono? Due. No, teoricamente sono n quadro, perché ogni volta, ogni derivata prima la posso riderivare rispetto a ciascuna delle n variabili, quindi teoricamente sono n quadro. E quindi dove si possono mettere? In una? Ma come le derivate prime le mettevo in un vettore? Allora facciamo questa scrittura. Allora, io ho una funzione f di x, x è un vettore di Rn. Allora, le derivate prime sono il gradiente di f di x, calcolato in x, cioè f di x con 1, f di x con n. Le derivate seconde, dove si metteranno? N per n, una matrice. Questa matrice quadrata prende il nome di matrice hessiana. Quindi qua c'è la derivata seconda di f fatta rispetto a x con 1 due volte calcolata in x, qua c'è la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x con 1 poi rispetto a x con 2 calcolata in x, derivata seconda di f fatta prima rispetto a x con 1 poi rispetto a x con 1 calcolata in x. Poi qua c'è la derivata seconda di f fatta prima rispetto a x con n, poi rispetto a x con 1, calcolata in x, fino ad arrivare alla derivata seconda di f fatta rispetto a x con n, due volte siamo calcolati in x.
Qua mi devo preoccupare se devo calcolare in un modo piuttosto che nell'altro modo. Se la funzione possiede tutte le derivate seconde e sono tutte continue, nell'aperto, supponiamo sia definita su un aperto A, insomma se F è di classe C con 2 di A, per il teorema di Schwarz è inutile, cioè posso anche scrivere così o scrivere al contrario, dando la matrice, come risulta essere? Simmetrica. Per il teorema di Schwarz sull'inversione dell'ordine di derivazione la matrice è simmetrica. Oh. Benissimo. Allora, la circostanza di avere una matrice simmetrica è utile, diciamo, più dal punto di vista teorico che da, no, anche da quello pratico. È utile perché? In effetti è utile a capire se un punto stazionario di una funzione di classe C2 sia un massimo o un minimo. Ok? Per quale motivo? Allora, la funzione di classe C con 2. Sappiamo che se un punto è di massimo minimo relativo deve essere stazionario. Allora prendiamo i punti stazionari. In questi punti possiamo calcolare la matrice hessiana. La matrice hessiana è una matrice simmetrica. Calcolata in quel punto è una matrice di numeri proprio. Ok? Questa matrice numerica, essendo simmetrica, reale, ha gli autovalori che sono tutti reali. Ok? Allora, come funziona? Se nel punto stazionario gli autovalori sono tutti positivi, quello è un punto di minimo. Se sono tutti negativi, quello è un punto di massimo. Se hanno dei segni positivi, intendo il più piccolo autovalore positivo. Se sono tutti negativi, il massimo autovalore è negativo, è un punto di massimo. Se hanno, cioè, alcuni positivi, alcuni negativi, non è né massimo né minimo, è un punto sella. Se invece sono, per esempio, positivi o nulli, non si sa, è come diciamo in una variabile. Quando la derivata seconda è positiva o nulla, o è minimo, oppure non è né massimo né minimo. Ok? Oh, per arrivare a vedere questo, diciamo, ci manca un po', non è che lo vediamo subito. Lo vediamo sicuramente mercoledì. Cominciamo però a vedere qualcosa. Cominciamo a prendiamo una matrice simmetrica A. Questo lo possiamo fare. Anzi, prendiamo una matrice A per ora, non necessariamente simmetrica. E prendiamo questa funzione qua, f di x, definita su Rn, x appartenente a Rn, uguale a x scalare x. Vorrei sapere qual è il gradiente. Allora, questa qua è una funzione. Se la andate a scrivere per esteso, viene somma su i e j che vanno da, somma su i che va da 1 a n di somma su j che va da 1 a n a i j, x con j, x con i, x con j.
Allora, questo sarebbe ax componente iesima è somma aij x con j, per j che va da 1 a n. Allora, quando andate a fare questo per x con i, viene somma su j di aij x con i, e poi dovete fare la somma su. Allora, mi sapete k il gradiente di questa funzione qua? Allora, cominciamo con la derivata rispetto a x con 1. Saranno A1JX1XJ e poi ci saranno AI1XX1. Ok? Allora, qui ci sono dei pezzi dove compare la X con 1. Questi sono, questo è un polinomio di grado 2, eh? Questo è un monomio di grado 2 e questo è il coefficiente. A e J abbiamo preso la matrice costante. Ok. Allora, supponiamo per un attimo che j sia diverso da 1 e j sia uguale a 1. Allora, qui viene a1j x1 xj. Derivate. Viene a1j xj. Quindi, qua devo fare somma per j che va da 2 a n di A1J XJ più, dove compare ancora la X con la 1? 1 può comparire al posto J. Supponiamo che I sia diverso da 1. Allora qua sarà AI1 XX1. Derivate e vi viene somma per I che va da 2 a N di AI1X1 XI, scusate, perché ho derivato rispetto a X1, X1 è sparito, più, beh, le combinazioni in cui uno di questi due indici è 1 e l'altro è diverso da 1 le abbiamo fatte tutte, ce ne rimane una sola in cui compare X con 1, quella quando I è uguale a J è uguale a 1. Ma se I è uguale a J è uguale a 1, qua c'è A11 X1 quadro. Quando vado a derivare viene più due volte A11X1. Allora, questo A11X1 ne posso mettere uno qua e uno qua, quindi posso scrivere somma per j che va da 1 a n A1J XJ più somma per i che va da 1 a n AI1 X1 XI. Allora, chi è? Chi sono questi? Questo, se ci fate caso, fate A per X, poi prendete la prima componente, viene questa qui. Quando moltiplicate la matrice A per X, la prima componente di A per X, la prima riga di A per la colonna X fa esattamente questo. Qua però no, qua funzionerebbe se gli indici fossero scambiati. Allora questa chi è? È la prima componente di A trasposto per X. Oh, naturalmente io l'ho fatto per la prima componente, lo potevo fare per la seconda componente, terza componente, qualunque componente, funzionava lo stesso. Semplicemente invece queste somme, invece di partire da 2, dovevano, se lo facevo su una componente H dovevano saltare l'indice H qua, saltare l'indice H qua, poi qua veniva 2HH con H, ne mettevo uno qua e qua avevo le stesse somme e qua mi veniva la stessa cosa componente H e la stessa cosa componente H. Quindi in generale il gradiente di quella funzione F, dove F di X è X e AX scalare X, cos'è? È A
più A trasposto. Se A è simmetrica, se A è uguale a trasposto, la trasposta mi pare la mettiamo a sinistra, non a sinistra. Se A è uguale a trasposto, il gradiente di F è uguale a 2AX. Guardate che in questo caso è analogo a quello di una variabile, cioè se in una variabile quella era AX quadro, una costante per X al quadrato, la derivata di AX quadro è 2AX. In più variabili no, è A per X, che è un vettore, più A trasposto per X. Solo se la matrice è simmetrica è 2AX. In una variabile deve essere simmetrica per forza, perché la matrice è 1 per 1. E chi è la matrice hessiana di F? È A più A trasposto. Adesso sono andato a fare che se la matrice è simmetrica coincide se A è uguale a A trasposto, H di F è uguale a 2A. Ricordate che l'essiano deve essere per forza simmetrico, quindi se, anche se partito da una matrice non simmetrica, quando vado a fare l'essiano, per il teorema di Schwarz, quella è una funzione di classe C infinita, cioè la posso derivare quante volte mi pare. Questa matrice doveva essere per forza simmetrica, quindi non poteva venire A o 2A, perché se veniva A o 2A ma la matrice non era simmetrica, e poi non si trovava che l'essiano era simmetrico. Invece se fate la trasposta di questa, chi viene? La trasposta della trasposta viene A, la trasposta di A viene la trasposta e quindi si scambia. Quindi l'essiano è A più A trasposto. Se però la matrice era simmetrica in partenza è semplicemente 2A. Così come la derivata seconda di AX quadro è 2A. È chiaro? Bene. Adesso però andiamo a vedere. Supponiamo che A sia simmetrica. Allora, prendiamo A simmetrica. Quindi abbiamo A uguale A trasposto, poi A ha autovalori lambda 1 minore o uguale di lambda 2 minore o uguale di lambda n. Se vi ricordate sono tutti autovalori reali, quindi li posso mettere in ordine, perché siamo su R, c'è l'ordine dei numeri reali. E sono esattamente n a patto che ciascuno venga contato con la sua molteplicità, perciò ci ho messo minore uguale, altrimenti scrivevo lambda 1 minore di lambda 2 minore di lambda k e poi dicevo che ognuno poteva avere una molteplicità diversa. Non solo, sapete che esistono v1 vn appartenenti a rn tali che A v con i uguale lambda i v con i, poi che v con i per normalizzare li prendiamo di norma 1 e che v con i scalare v con j, anzi chiama direttamente così, è uguale a delta i j. Delta i j è il simbolo di Kronecker, fa 1 se è uguale a j e 0 se è diverso da j. Scrivo un po' più qua, v con i scalare v con j è una base ortonormale, cioè
uguale a delta ij uguale 1 se i è uguale a j e 0 se i è diverso da j. Questo mi dice che è una base ortogonale, questo mi dice che è una base ortonormale perché u scala v con i fa u. Questo l'avevamo già dimostrato nella teorema spettrale, cioè per una matrice simmetrica esiste una base fatta da autovettori ortogonali, poi normalizzando vengono ortonormali. Ok? Adesso andiamo a vedere. Prendiamo un vettore qualunque V. Allora, prendiamo un vettore qualunque V. Questo vettore si scriverà come somma di righe che va da 1 a n di alfa con i, v con i. Quanto fa la norma di V al quadrato? Questi sono tutti vettori ortogonali. Quindi per fare la lunghezza totale al quadrato basta fare il teorema di Pitagora. Siccome sono ortogonali, faccio la lunghezza del primo al quadrato più la lunghezza del secondo al quadrato. In buona sostanza mi viene somma per i che va da 1 a n di alfa con i al quadrato. Quindi questa è la lunghezza 1, ognuno di quelli ha la lunghezza alfa con i al quadrato fa alfa con i al quadrato, la somma fa somma di alfa con i al quadrato e poi se non estraggo la radice quadrata rimane così. Adesso andiamo a vedere, questo lo posso chiamare V ma lo posso chiamare anche Y, siccome siamo in analisi mi chiamano X, invece questi li chiamo sempre V. Adesso andiamo a vedere quanto fa AX. AX fa A di questa somma. Ma A è lineare, si può portare da n, quindi posso scrivere somma per i che va da 1 a n alfa con i a per v con i. Ma questo fa somma per i che va da 1 a n alfa con i per lambda con i per v con i. Perché quelli togliato valore. Dato vettori e quelli di dato valore lambda con i. Adesso facciamo AX scalare X. Adesso io devo fare somma per i che va da 1 a n di alfa con i, lambda con i, v con i, scalare somma per j che va da 1 a n di alfa con j, v con j. E quanto mi fa? Beh, qua viene somma per i che va da 1 a n, somma per j che va da 1 a n, portatele fuori tutte e due le somme, perché quella è lineare sia a sinistra che a destra. Stiamo parlando, sono vettori, non siamo su Cn, si è prodotto scalare su R. Poi qua mi viene alfa i, alfa j, lambda i, e poi mi viene v con i scalare v con j. Ma v con i scalare v con j fa 0 se è diverso da j, fa 1 solo quando j è uguale a i. Quindi qua cosa mi rimane? Mi viene somma per i che va da 1 a n di lambda con i alfa con i al quadrato. Allora, di tutta questa somma fate la somma interna. Quando j è diverso da i scompare, viene 0. Quando j è uguale a i mi rimane alfa i, lambda i. Vi scalare v con i fa 1, quindi mi viene lambda i, alfa con i al quadrato e la somma esterna ancora la devo fare. Vedi, parentesi. Se j è diverso da i, questo fa 0. Se j è uguale a i,
è rimasto un solo elemento, quindi questa somma scompare. Quindi qua c'è alfa i, lambda i, qui scala pure i fa 1 e la somma esterna ancora la devo fare. Allora, questa quantità è minore o uguale di che cosa? Io dico che è minore o uguale di lambda n per norma di x, per somma per i che va da 1 a n di alfa con i al quadrato, che è uguale a lambda n norma di x al quadrato. Ed è per lo stesso motivo maggiore o uguale di lambda 1 norma di x al quadrato. Lambda 1 era un valore più piccolo, questo se preferite a volte si chiama lambda piccolo, e questo se preferite a volte si chiama lambda grande. Quindi qua ci posso mettere lambda piccola norma di x al quadrato, e qua ci posso mettere lambda grande lambda di x al quadrato. Perché? Beh, questi sono tutti positivi. Se qua maggioro con lambda n, sto aumentando questa quantità. Anche se i lambda i fossero alcuni negativi e alcuni positivi, non è importante. Qua c'è un coefficiente positivo, per esempio 9. Se qua ci metto meno 1, se invece di mettere meno 1 ci metto 2, che è il valore più, grande, aumenta. Allora, lambda 1 lo sostituisco con lambda grande, lambda 2 lo sostituisco con lambda grande, sostituisco tutti con lambda grande lo porto fuori, che sarebbe lambda n. Poi questo lo chiamo lambda grande, e questo chi era? Era la norma di x al quadrato. Idem dall'altra parte. In verità, quando è, si possono realizzare qua gli uguali? Si possono realizzare qua gli uguali? Sì, sì, come no? Qua ci avete l'uguale quando x è proprio v con 1, cioè quando x è un autovettore relativo all'autovettore lambda 1. E qua avete l'uguale quando x è un autovettore relativo all'autovettore lambda grande, perché se fosse proprio un autovettore relativo a quell'autovettore là, allora a x uguale a lambda x, poi lambda lo portate fuori, fa x scala x e lambda si porta fuori. Chiaramente? Oh, no, volevo dire una cosa, poi dicendo io. Allora, andate a prendere adesso questa funzione qua. Quella A non c'entra più, quindi cancelliamo, se no fa solo confusione. Questa è la disfarza. Allora, io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che questa funzione qua, prendiamo questa funzione qua, f di x uguale a x scalare x fratto norma di x al quadrato, è compresa tra lambda piccolo e lambda grande. Questa dove è definita? Questa è definita su tutto Rn meno l'origine. Rn meno l'origine è un aperto. E poi ho anche dimostrato che se x è un autovettore relativo all'autovalore massimo, abbiamo lambda grande, e se x è un autovettore relativo all'autovalore minimo abbiamo lambda piccolo. Vogliamo vedere quali sono i punti stazionari? Quali saranno i punti stazionari secondo voi? Allora, facciamo il gradiente di F. Come si fa il gradiente di F?
Allora si fa denominatore al quadrato. Così fa il gradiente del numeratore per il denominatore non derivato. Quindi viene norma di x al quadrato per 2ax. La matrice è la simmetrica. Meno axx, numeratore non derivato, per il gradiente del denominatore. Chi è il gradiente del denominatore? Norma di x al quadrato, come posso vedere? Come x scalare x. Come ix scalare x. Matrice identica. Quindi chi è il gradiente? È la stessa cosa di prima, solo che al posto di a ci sta la matrice identica. Quindi chi è 2x2ix fa 2x. Allora, supponiamo che questo sia il vettore nullo, punti stazionari, condizione di stazionarità, x stazionario. Ma quando è il vettore nullo? Quando il numeratore è nullo. Ma il numeratore quando è che è nullo? È quando ax è uguale ad ax scalare x fratto norm di x al quadrato. Lasciate stare, questo è uno scalare. Cioè, io ho scritto questo uguale a 0, poi ho tolto il 2, ho portato quello dall'altra parte e ho diviso per norm di x al quadrato. Questo qua è uno scalare. Quindi cosa mi dice? Chi sono i punti stazionari? Allora, sono gli autovettori per matrice. Allora, supponete che AX faccia mu X. Sostituite qua, qua viene mu x, qua viene mu x scalare x, viene mu norma di x al quadrato per x, qua viene mu norma di x al quadrato per x. E facendo la differenza viene 0. Quindi i punti stazionari della matrice sono proprio gli autovettori della matrice. Soltanto che nel caso che siano gli autovettori relativi all'autovalore massimo o all'autovalore minimo, sono anche rispettivamente punto di massimo o di minimo. In quel caso là, se sono autovettori relativi all'autovalore intermedio, non sono né massimo né minimo. È chiaro? Quindi x è stazionario se solo se è un autovettore della matrice. Per la funzione f, quindi la funzione f ho diviso per norma di x al quadrato, perché altrimenti diciamo quella là è una funzione che se io moltiplico x per una costante, diciamo per una costante, la costante viene pure al quadrato. Quindi in questo modo normalizzandola è compresa da due costanti, e anzi raggiunge queste due costanti proprio sui autovalori relativo all'autovalore massimo e autovalore relativo all'autovalore. Là la funzione effettivamente c'ha massimo e minimo. Attenzione che questa, se ha il massimo su una x, cioè il massimo su tutta la semiretta, anzi su tutta la retta proporzionale a x. Ok? Vabbè, andiamo un po', vedete su. Ci manca 25 minuti.
Vabbè, 5 minuti di pausa e poi 20 minuti.